Tutto il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Cala la notte sul collegio e gli animi sono tutt'altro che assopiti. Se c'è qualcuno che consolida il proprio legame, qualcun altro getta le basi per crearne di nuovo. In questi giorni sto avendo un avvicinamento con Gabriel. Ah, mi avevi qua un secondo, io ti devo dire una cosa. Solo che si è scoperto che a Giada piace, cioè le piace. Ma mi sono arrivate delle voci che tu pensi che, cioè, non sei convinta che a me non piaccia Giada. Non mi è mai piaciuta Giada. Ma quello secondo te? Cioè, secondo lei non è così? Io sono sempre brava con tutti, ma appena accenni a prendermi per il culo, no. Gabriel, posso parlare un attimo? Come no? Se non c'è un dialogo, è ovvio che ci sono fraintendimenti. E io passare per la scema che non ha capito mi dà fastidio. Dimmi tutto. La cosa è che, cioè, io farmi prendere per il culo da uno come te, proprio no. Vuoi da uno come te? Comunque devo fare complimenti perché, cioè, nel senso, tipo di solito le 2004, 2003, se la tirano un botto, sono tutte immature. Cioè, la maggior parte, te no, almeno per ora. Cioè, nel senso, se io scherzo con te perché mi piace, cioè, nel senso, io l'hai visto, scherzo con tutte. No, ma me l'avevi fatto, cioè, io l'avevo inteso in un altro modo, punto. A me dispiace, ci è rimasta male, ma c'è stata lei a fraintendermi. Cioè, poi io ti venivo vicina secondo te, perché ti venivo vicina? Perché mi fa piacere la tua presenza. E che c'entra, sì, anche a me? Ma mi parlavi, parlavamo. Cioè, la cosa che mi piaceva era il comportamento, l'atteggiamento. E l'ho rivalutato tantissimo. Ciao, hai avuto la tua occasione per me. Ma che cosa vuol dire? Ma occasione di che? L'occasione che mi sono rotta il cazzo. Ma sta a fare tutto te, già. Vedi, stiamo a parlare e te ne va. Ma mi parlavi. Sei proprio superficiale, molto immaturo e anche un po' stupido a parer mio.